Adesso basta! Cosa ne pensi invece del rischio di diminuzione del personale dei medici? È un problema di programmazione. Nella realtà non è vero che mancano i medici specialisti nel nostro paese, perché per poter lavorare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale c'è bisogno della specializzazione. Sì. Quindi c'è un errore di programmazione da parte del nostro Stato, che sforna più medici rispetto invece alle borse di studio degli specialisti. Bisogna aumentare le borse di studio degli specialisti e non c'è nessuna carenza dal punto di vista medico. Recentemente è stata scoperta, diciamo, la molecola che dovrebbe curare l'Alzheimer. Ecco, cosa ne pensa di questo passo? Qual è la sua idea? Tutte le scoperte scientifiche che possono comportare la risoluzione di un problema di salute sono sempre ben accettate, quindi specialmente laddove questo dovesse avvenire su patologie che hanno non soltanto un grande impatto sulla qualità della vita del paziente, ma anche sulla qualità della vita dei familiari e di chi li assiste. Noi sappiamo quanto il morbo dell'Alzheimer è assolutamente devastante da questo punto di vista. Qual è la sfida che secondo lei oggi la medicina si deve porre per il futuro? La sfida che si deve porre in questo momento nel nostro paese è la sostenibilità, perché purtroppo stiamo avvertendo in maniera assolutamente sempre più stringente una riduzione dei finanziamenti che vanno nella direzione della garanzia della salute, e negli ultimi anni noi siamo passati da un investimento che era poco più del 7% del prodotto interno lordo sul Servizio Sanitario Nazionale, oggi siamo a poco più del 6%. E se la salute è un bene che deve essere garantito dalla nostra Costituzione, ci deve essere un'inversione di tendenza in questo senso. Sì. E invece cosa si sente di dire ai ragazzi che vogliono intraprendere un percorso di medicina, magari anche come il suo? Ci vuole innanzitutto una grande motivazione, un grande senso, diciamo, di altruismo, un grande senso di responsabilità, ma comunque, come amo sempre dire, la professione del medico di famiglia forse è la più bella professione del mondo. Sì. Pro o contro maternità surrogata? E questo attiene a quella che è la sensibilità di ognuno. Non ci si può esprimere né pro né contro. Quando si toccano delle situazioni di sensibilità individuale, la soluzione migliore è quella di essere molto caudi nei giudizi, e anzi qualche volta è meglio anche non dargli giudizi. Ok, andiamo invece alla manifestazione, all'evento di oggi. Cosa volete ottenere, diciamo, dai cittadini? Qual è l'iniziativa? Ci parli un po' in generale. La medicina generale, la FIMG, vuole andare a vedere quelli che sono i bisogni dei cittadini, ma soprattutto i bisogni dei cittadini e delle piccole comunità, quelli che sono distanti, quelli che sono isolati. E non a caso è stata scelta la Milazzo, perché Milazzo è una specie di ponte fra una realtà che è quella delle piccole isole, delle isole Eolie, e quella della realtà di piccoli comuni che orbitano in questo territorio. D'altronde l'Italia è un paese dei comuni, e non ci si può dimenticare di quelle che possono essere le esigenze di salute e le difficoltà che incontra questo tipo di popolazione. Noi le vogliamo scoprire partendo proprio ascoltando le loro voci, quindi partendo, come si suol dire, dal basso, sentire e rilevare quelle che sono i bisogni di salute delle persone, ascoltandole direttamente e dando anche delle soluzioni, perché noi siamo convinti che se si fa un investimento nella medicina generale, dotando i medici anche di piccole attrezzature, si possono ottenere grandi risultati di salute. Recentemente, proprio in un comune limitrofo, qui a Milazzo, esattamente a Saponara, c'è un problema molto grave che riguarda la demedicalizzazione delle ambulanze, ovvero quindi non avere un medico a bordo che possa dare un soccorso immediato in caso di necessità. Ecco. Cosa ne pensa di questa cosa, di questi tagli al personale che stanno facendo e che sono, diciamo, molto gravi da questo punto di vista, anche perché Milazzo, nel momento in cui succede qualcosa qui, è l'ambulanza di Saponara che dovrebbe venire qua.
hanno diminuito mezzi, ma hanno diminuito anche il personale a bordo delle ambulanze. Questo non è purtroppo un problema solamente di qua, ma è un problema che sta diventando nazionale, sì. Quello di demedicalizzare, non rendendosi conto che questo è una riduzione della garanzia della salute dei cittadini. Il grido di dolore non deve partire dai medici, non deve partire dalle istituzioni ordinistiche che già lo stanno facendo, ma deve partire anche dai cittadini stessi, che devono pretendere una maggiore garanzia diciamo, in termini di tutela della salute. E mi sembra assolutamente ovvio che in un'ambulanza, soprattutto in un'ambulanza di emergenza, avere del personale qualificato spesso fa la differenza fra la vita e la morte, e questo deve essere chiaro nella cittadinanza. Cosa ne pensa invece della marijuana a scopo medico ricreativo? E allora qui c'è un problema etico, un problema anche di sicurezza pubblica e poi un problema prettamente scientifico medico. La marijuana può avere e ha, perché è dimostrato, delle ottime potenzialità di tipo terapeutico, e quindi non si può non essere favorevoli da uomini di scienza verso delle sostanze che danno dei risultati proprio positivi in questo senso. Però bisogna fare attenzione perché spesso noi sappiamo che anche abbiamo esperienza anche di altre molecole che poi possono, invece di essere utilizzate a scopo terapeutico, possono essere utilizzati con finalità assolutamente diverse e con finalità che non rispettano la legge. Di questo dobbiamo assolutamente stare in allarme. Certo. Un po' di questa iniziativa. Questa iniziativa parte come una protesta, tant'è che l'hashtag adesso basta fa comprendere che ci siamo anche in parte stufati. Formalmente, normalmente, periodicamente, adesso ci avvicineremo al periodo di Natale e al periodo del picco influenzale, io potrei prevederle gli articoli dei giornali del prossimo periodo. Accessi record in pronto soccorso, medici di famiglia in ferie, accessi record in pronto soccorso, i medici di famiglia fanno poche ore di ambulatorio e quant'altro. È chiaro che tutto questo è legato a una visione pregiudiziale e parziale di una medicina di famiglia che invece in questo periodo basterebbe andare negli studi medici per vedere che anche nelle nostre sale d'attesa c'è attesa paragonabile in certi momenti anche a quella dei pronti soccorso. Il problema è che però non ci vengono dati i giusti strumenti per evitare che parte dei nostri pazienti bypassi il nostro studio e vada direttamente al pronto soccorso. Questi strumenti sono una piccola capacità diagnostica che noi stiamo proponendo con il progetto Studio Medico 3.0, dove ci sono degli apparecchi che vanno tranquillamente nella borsa del medico, sono collegabili a uno smartphone o a un iPad e permettono anche a domicilio di paziente di fare un elettrocardiogramma, di fare un ecofast, di fare una dermatoscopia, di fare una spirometria, quindi quegli esami che noi andremo a decongestionare sul secondo livello. Al momento sembra che nella legge di bilancio ci sia un finanziamento, noi continuiamo il nostro tour italiano che ha percorso 8.000 km partendo proprio dai piccoli paesini, qua abbiamo scelto Milazzo che sicuramente è un centro un po' più importante, ma per dare risposte ai paesini qua di dintorno, poco fa era presente qua il sindaco di Saponara, ma stiamo aspettando i sindaci delle isole perché era un po' più complicato raggiungere le isole con il camper, ma voleva essere un segnale che il camper ha attenzione anche per la sanità sulle piccole isole, sì, dove il problema chiaramente si amplifica, perché essere circondati dal mare a una tale distanza dalla terra significa che il sistema si deve dotare dei medici giusti con la giusta tecnologia per fare in modo che quei medici garantiscono ai cittadini di quelle realtà una sanità omogenea come se fossero nella grande città. Ci sono le tecnologie per farlo, la domanda è: non è il medico di famiglia che è in ferie, c'è evidentemente qualcuno che è in ferie nella programmazione e nello sviluppo di una sanità territoriale che domani può rappresentare la vera risorsa del Servizio Sanitario Nazionale in questo paese. Sì, parliamo appunto di sicurezza, di tutela dei cittadini, oggi si potranno fare anche degli esami su di loro? Assolutamente sì, stiamo svolgendo all'interno del camper la possibilità per il cittadino di avere la consulenza di un medico di famiglia.
e anche di fare alcuni degli esami che sono nella nostra disponibilità nel camper, tra cui un elettrocardiogramma, la possibilità di controllare la pressione, di fare una dermatoscopia e quindi gli esami mostrando sia l'attuale che quello che potrebbe essere il futuro. I cittadini che sono arrivati fino adesso gradiscono, c'era un po' di fila fino a poco tempo fa, sì. Stanno facendo le prestazioni in ambulatorio e devo dire sia gli amministratori locali, ovvero i sindaci, sia i cittadini hanno compreso con chiarezza qual è la situazione, anche perché questa iniziativa serve a portare sulle piazze me che sono il segretario nazionale del maggior sindacato rappresentativo dei medici di famiglia, anche per raccogliere le esigenze che potrei portare nel contratto. Molte zone disagiate stanno perdendo medici, è chiaro che dovremmo andare a trovare soluzioni anche nel contratto per fare in modo che questi cittadini continuino ad avere la risposta a cui sono abituati di una medicina di famiglia presente nei loro paesi, residente nei loro paesi, e quindi la visione anche in questo viale per un cittadino del proprio medico che prende un caffè è quasi la visione della permanenza del Servizio Sanitario sì. Nazionale in un territorio. Quello è l'apparecchietto che prende le informazioni e noi qua praticamente vediamo il tracciato. Non ti devi muovere. Se ti muovi abbiamo perso il segnale. Eccolo, eccolo. Perfetto. Benissimo. Ah, ti sei mossato. Appena ti muovi perdiamo. Invece fermo, rilassato, appoggiati. Inverno. Questi qua sono tutti i movimenti che ha fatto prima. Però abbiamo avuto un attimo in cui abbiamo registrato. Poi sospendiamo e facciamo far girare il sindaco. Certo, non vibrato. Non vibrato perché abbiamo completato. Posso togliere? Questo è il programma. P, QRS. T. Posso inquadrarlo pure io? Certo. Tutto a posto, no? Benissimo, stai tranquillo, hai benissimo. A posto. Ok, grazie mille. Di cosa? Prego. Ciao, scusate.